Nella cornice dei giardini murati di Policoro, il 23 e il 24 luglio, si è svolta la mostra fotografica a cura dell'associazione Rotunda Maris, Memoria e Testimonianza, Storia, Arti e Tradizioni della Civiltà Contadina. Questa, mediante la proiezione di filmati di repertorio, ha voluto documentare le varie fasi della riforma fondiale del territorio del Metapontino, attestando la storia di un passato recente degli ultimi 50 anni di vita locale. Nell'ambito della manifestazione ha avuto anche luogo la rappresentazione, in chiave ironica, del celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, a cura degli alunni dell'Istituto Comprensivo 2 di Policoro ed ambientata nei luoghi della città ionica. Obiettivo della parodia, come detto dalla referente del progetto, Angela Gresti, è stato quello di avvicinare i bambini alla letteratura, attualizzando le tematiche del romanzo ed ironizzando sulle problematiche della società odierna. Quanto prodotto è stato un vero e proprio film, che con costumi d'epoca ha fatto sorridere e rivivere la celebre storia di Renzo e Lucia, avvalendosi dell'impegno e della curiosità dei nuovi piccoli attori policoresi.